sono pronta a tutto. Io una stalker. È stata Manuela a cercare Luis e a provocarmi. Queste sono state le parole di Valeria Bartolucci prima di entrare negli uffici della questura per essere interrogata. La donna è stata denunciata per stalking dalla vicina di casa e rivale in amore, Manuela Bianchi. Valeria e Manuela sono rispettivamente la moglie e l'amante di Luis da Silva, il senegalese arrestato per l'omicidio di Pierina Paganelli. La rivalità tra le due donne sarebbe rimasta privata se non fosse emersa durante le indagini sul brutale omicidio dell'ex infermiera, massacrata nei garage del suo condominio a Rimini il 3 ottobre 2023. Pierina era la suocera di Manuela. Gli inquirenti sospettano che Luis abbia ucciso l'anziana per nascondere la sua relazione extraconiugale con la nuora. Pierina, infatti, nutriva sospetti su di loro e avrebbe presto informato la moglie di Luis. L'uomo, quindi, avrebbe eliminato una testimone scomoda per salvare sia il suo matrimonio che il rapporto clandestino con Manuela. Prima che la relazione venisse alla luce, Manuela e Valeria avevano un ottimo rapporto, erano amiche, uscivano insieme e si confidavano. Ora, invece, sono ai ferri corti, al punto che Manuela ha richiesto alle autorità di vietare a Valeria di avvicinarsi a lei. Da parte sua, Luis continua a proclamarsi innocente. Da circa un mese è rinchiuso nel carcere dei Casetti di Rimini, dove attende la discussione dell'istanza di scarcerazione presentata dal suo avvocato ai giudici del Tribunale del Riesame. Nel frattempo, l'attenzione si concentra sul tumultuoso rapporto tra le due donne coinvolte. Valeria è accusata di stalking. Secondo l'accusa, avrebbe insultato, minacciato e persino picchiato Manuela. Valeria però si difende. Sono stata provocata. Accusa Manuela di averle portato via tutto e di aver tramato alle sue spalle per sottrarle il marito. La moglie di Luis non ha mai nascosto il rancore verso quella che considerava un'amica e che invece le ha sottratto il marito. Davanti alle telecamere Valeria ha sempre espresso la sua rabbia con toni accesi. Dopo l'interrogatorio in questura, ha scelto di restare in silenzio, lasciando parlare il suo avvocato, Alberto Donini, che ha dichiarato ai giornalisti. Valeria ha attraversato momenti difficili e ha sofferto molto. Ha risposto a tutte le domande dei magistrati, fornendo la sua versione dei fatti. È stato un rapporto complesso e doloroso. Confidiamo nella giustizia. Valeria aveva chiesto un incontro a quattro occhi con Manuela, ma quest'ultima aveva sempre rifiutato, forse perché continuava a frequentare l'amante anche dopo l'omicidio di Pierina. La scoperta, avvenuta tramite la stampa, ha ulteriormente esasperato gli animi. Gli inquirenti ritengono che Manuela sia stata l'istigatrice morale dell'omicidio. Manuela, infatti, aveva manifestato a Luis il suo malcontento per l'eccessivo controllo esercitato dalla suocera e aveva espresso il timore che la loro relazione clandestina venisse scoperta, con tutte le conseguenze del caso. A tenerla informata era proprio la moglie dell'amante. Il 30 settembre, pochi giorni prima del delitto, Valeria aveva inviato a Manuela un messaggio vocale in cui riferiva di aver ascoltato una telefonata tra Pierina e i suoi figli. Durante la conversazione si parlava proprio della nuora. «Ho sentito tua suocera al telefono con Giacomo e Chiara, parlavano di te. Se eri a casa avresti potuto sentire con le tue orecchie. Sono un covo di serpenti e insinuano che tu ti sia invaghita di un altro». Manuela ha mentito agli inquirenti riguardo a questa telefonata, sostenendo di averla ascoltata personalmente ed evitando di menzionare Valeria. «L'ho sentita», diceva, «quel tipo chissà quanti ne ha in giro. Mi sono chiesta se stesse parlando di Luis perché mi ha visto con lui mentre mi aiutava a sistemare il garage». Nel frattempo, Valeria, che all'epoca era una grande amica di Manuela, le aveva inviato un altro messaggio vocale. «Non sono riuscita a registrare bene perché c'era troppo rumore. Auto, bambini, cani. Ma l'ho sentita chiaramente. Stanno tramando qualcosa. Non devi piangere. Devi tirare fuori la grinta. Vogliono incolparti del fatto che lui guarda altre donne perché da anni dormi sul divano e non fai la moglie. Tua suocera è rivoltante. Anche tua figlia deve sapere quanto è infima la nonna».
Manuela riceveva queste informazioni da Valeria e poi si sfogava tramite messaggi con Luis, a cui scriveva: «Ho una figlia e ho il terrore di perderla. Non riesco a immaginare la mia vita senza di te. Non trovo una soluzione a tutto questo. E mentre affronto questi problemi, cerco di gestire anche marito, figlia e fede». Luis, condividendo il disprezzo per Pierina e la sua famiglia, rispondeva: «Ti ho già detto che loro non ti vogliono. Per loro sei solo una serva, nient'altro. Fa così male». La situazione stava precipitando. Pochi giorni dopo, Pierina è stata uccisa.